Viene esteso anche al maceratese lo stato di emergenza per l'alluvione del 15 settembre. Materica venne colpita due volte, la provincia di Macerata ha già speso 500.000 euro. È ufficiale, Antonini, Biondi e Brandoni sono i nuovi assessori regionali, fuori Ciccioli dopo le frasi infelici sulle vittime dell'alluvione, Acquaroli, basta polemiche. Il post-sisma del 2016, a pochi giorni dall'anniversario delle scosse di fine ottobre, l'allarme lanciato dal sindaco di Pieve Torina, stasera sibilla le voci della ricostruzione. È scontro sulla proposta del presidente della provincia di Pesaro di istituire la settimana corta nelle scuole per risparmiare in bolletta, i presidi si dividono. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con ETG Marche. Dunque, in primo piano parliamo dell'alluvione che ha colpito parte della nostra regione lo scorso 15 settembre, oltre la Valmisa e l'Alto Pesarese, coinvolta anche una parte del territorio della provincia di Macerata. La notizia di oggi è che appunto questa porzione di territorio maceratese viene inserito nello stato di emergenza. Ma facciamo il punto nel prossimo servizio. Il problema più grande qual è? È che il presidente Acquaroli è intervenuto prontamente per far dare lo stato di calamità alla regione Marche. Però ecco, questa si è limitata in particolar modo alla provincia di Pesaro Urbino e alla provincia di Ancona. La provincia di Macerata non è stata compresa in questa fase iniziale. Noi chiediamo che ecco, anche la provincia di Macerata venga ricompresa in questa ordinanza 922. Questa è basilare. L'auspicio del sindaco di Matelica, Massimo Baldini, all'indomani della seconda bomba d'acqua che lo scorso 11 ottobre aveva di nuovo colpito il suo territorio e altri comuni della provincia di Macerata, bissando i danni già provocati dal tragico alluvione del 15 settembre, è diventato realtà. Il Consiglio dei Ministri infatti ha esteso lo stato di emergenza anche alle zone maceratesi colpite. Oltre Matelica, Camerino, Cingoli, Apiro, Poggio San Vicino, è stato quindi stanziato un ulteriore 1.100.000 euro del Fondo per le Emergenze Nazionali. Per il momento sono stati realizzati una trentina di interventi di somma urgenza per un importo complessivo di 554.000 euro, conteggia il presidente della provincia Sandro Parcaroli, che hanno permesso di rimuovere fango e detriti dalle strade e riaprire così le principali arterie che erano state ostruite. Rimangono chiuse la provinciale 141, mentre si transita con un senso unico alternato lungo la provinciale 25 Cingolana e la provinciale 2 Apirese. Inoltre ci sono già ulteriori interventi per 1.600.000 euro da effettuare e finanziare che riguardano la riprofilatura e messa in sicurezza delle scarpate danneggiate dall'alluvione, le opere di sostegno e contenimento per prevenire ulteriori smottamenti e il trasferimento in discarica del materiale inerte raccolto dopo le piogge. E restiamo a parlare ancora dell'alluvione del 15 settembre scorso perché ANAS ha consegnato questa mattina all'impresa esecutrice il cantiere dei lavori di realizzazione di un guado provvisorio per ripristinare il collegamento della frazione Pian del Balbano nel comune di Cantiano in provincia di Pesaro Urbino al confine con l'Umbria. Un collegamento che era stato interrotto proprio a causa del crollo di un ponte lungo la strada comunale durante l'alluvione a cavallo tra il 15 e il 16 di settembre. L'intervento è abbastanza impegnativo, ha un valore complessivo di 190.000 euro ed è il primo ad essere avviato da ANAS in qualità di soggetto attuatore del commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione, ovvero il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Ed ora andiamo a dare le novità per quanto riguarda la giunta regionale, è ufficiale, Antonini, Biondi e Brandoni sono i nuovi assessori che faranno parte della squadra appunto di Acquaroli. Fuori Ciccioli, Carlo Ciccioli, dopo le frasi infelici da lui stesso così definite sulle vittime dell'alluvione nella seduta del Consiglio regionale tutta dedicata proprio alla tragedia del 15 settembre. Acquaroli dice basta polemiche e appunto vediamo il servizio.
È ufficiale, saranno Andrea Maria Antonini, Chiara Biondi e Goffredo Brandoni i nuovi componenti della giunta regionale delle Marche. Mercoledì sera, dopo le dimissioni degli assessori regionali uscenti, Carloni, Castelli e Latini, eletti in Parlamento il 25 settembre scorso, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha firmato il decreto per i nuovi assessori, due in quota Lega e uno di Fratelli d'Italia. Ad Antonini andranno le deleghe, tra cui quelle allo sviluppo economico e all'agricoltura, che erano di Carloni. Biondi invece, al posto di Giorgia Latini, dovrà occuparsi di cultura e sport, mentre Goffredo Brandoni, ex sindaco di Falconara, prenderà le deleghe al personale e al bilancio, che erano di Castelli. Un ruolo che era destinato al capogruppo di Fratelli d'Italia Carlo Ciccioli, saltato dopo le frasi infelici in consiglio regionale sulle vittime dell'alluvione del 15 settembre scorso. Fuori da ogni polemica, commenta a casa il presidente Acquaroli all'assemblea regionale CNA mercoledì sera, a una manciata di minuti dalla firma ufficiale. Io ritengo che i fatti calamitosi avvenuti nella valle del Misa del Nemola, ma anche nell'entroterra pesarese, meritano, diciamo, il nostro rispetto assoluto, e non volevo polemiche intorno a quella vicenda, perché è una vicenda che colpisce la vita di 12 persone e c'è una persona dispersa. C'è una vicenda che colpisce famiglie, imprese, un territorio, comunità intere, e al di là di tutto io credo che sia giusto e importante che noi intorno a quella vicenda non deve essere una vicenda oggetto di polemiche. La scelta di Carlo Ciccioli sicuramente sarebbe stata oggetto di polemiche, e credo che in questo momento occorre non andare incontro a nessun tipo di questi problemi, perché dobbiamo occuparci di fornire risposte. E Goffredo Brandoni, neonominato assessore regionale, è l'ex sindaco di Falconara, scrive su Facebook: inizio oggi un nuovo percorso amministrativo al servizio della comunità marchigiana. Il presidente Francesco Acquaroli mi ha voluto al suo fianco nel governo regionale per portare avanti il progetto di rilancio del nostro territorio, avviato con l'affermazione del centrodestra nelle ultime elezioni regionali. Proseguirò il lavoro intrapreso, in particolare dell'assessore Guido Castelli, in settori importanti e strategici come il bilancio, l'organizzazione, il personale, trasporti, enti locali, aree di crisi industriali e politiche comunitarie. Ricambierò la fiducia ricevuta operando con il necessario impegno che il nuovo e delicato incarico richiede, così appunto Goffredo Brandoni. Ed ora per la cronaca restiamo in zona Falconara. Cordoglio e sgomento per la scomparsa dell'ex insegnante Maria Grazia Zannini, che ha perso la vita proprio nella giornata di ieri lungo la Flaminia a seguito di un drammatico incidente stradale. La 76enne, alla guida della sua Renault Clio, stava viaggiando in direzione Senigallia quando ha impattato frontalmente contro un furgone che invece procedeva verso Ancona, per cause ancora in corso di accertamento. Non è da escludere che prima dello schianto la donna possa aver accusato un malore, ma la dinamica è ancora al vaglio delle autorità competenti. Il PM Valentina Bavai ha autorizzato l'ispezione cadaverica, sono stati sequestrati i mezzi coinvolti appunto nella carambola, la procura ha aperto un fascicolo e il conducente del furgone, un 55enne, ora indagato per omicidio stradale. La professoressa Zannini era stata insegnante di lettere per una vita alla scuola media Giulio Cesare di Falconara, lascia il marito con cui viveva a Palombina Nuova e un figlio, commosso il saluto delle comunità sia di Ancona che di Falconara. Ed ora restiamo in zona Torrette ad Ancona, commercianti disperati ancora nel mirino dei vandali. Il servizio di Giacomo Giampieri, vediamo. Un mattone preso da chissà quale angolo di Palazzo Viola, infranto con violenza contro la vetrina del salone di parrucchieri Il Bello dei Capelli. Un episodio inquietante, l'ennesimo, che riaccende i riflettori sul centro commerciale di Torrette, dove i commercianti provano a resistere facendo i conti ormai da anni con le scorribande dei teppisti che imbrattano, deturpano, devastano il bene comune. La martedì mattina le mie colleghe, hanno visto questo bel danno che hanno fatto.
E poi la mia collega ha chiamato carabinieri, tutto quanto, sono andate a fare la denuncia, però purtroppo non è la prima volta e speriamo che sia l'ultima, ma non penso, perché purtroppo c'è stati altri casi di queste bravate o non so se è stato un furto, ma non penso. Bravate, gesti estremi di alcuni vandali che trascorrono le loro giornate nei meandri della struttura insultando chi osa riprenderli, sputandogli o peggio arrivandoci alle mani. E poi estintori aperti dentro gli ascensori, fili della corrente elettrica tagliati, bottiglie di vetro e oggetti lanciati dai piani superiori incuranti del pericolo per i frequentatori dell'area. Tanti e spesso anziani e bambini. Il risultato è che esercenti e torrettani sono esausti e tornano ad invocare maggiore sicurezza. Non ci sono telecamere in questa zona che possano aver ripreso? No, e anche l'amministratore dice da metterle, ma fino adesso non state messe. Bisogna provvederemo noi, insomma, a metterle se prima non viene fatto dal condominio, ecco. Le spycam annunciate gli scorsi mesi dall'amministrazione comunale potranno fungere da deterrente. Una è arrivata per controllare gli accessi in piazza Villa Turris, teoricamente pedonalizzata ma oggetto di sosta selvaggia delle auto nelle ultime settimane. Quanto agli altri eccessi, le forze dell'ordine monitorano da tempo la zona per individuare i responsabili. E intanto sarebbe ormai prossima un'assemblea interna al centro commerciale, perché la situazione è davvero critica. Così non si può andare avanti, perché uno lavora per... quanti danni vi hanno fatto? Questo più gli altri? No, non lo sappiamo, perché abbiamo fatto un preventivo dal vetraio e non lo so adesso quanto sarà. Comunque tanto andrà a spese nostre. Ed ora parliamo dei rincari dell'autunno freddo, più che altro, che si presenta caldo dal punto di vista delle questioni economiche, ma anche di gestione anche dei servizi, come ad esempio le scuole. È scontro sulla proposta del presidente della provincia di Pesaro di istituire la settimana corta appunto nelle scuole per risparmiare in bolletta, ma i presidi si dividono e occorrerà un incontro, insomma, per trovare una soluzione. Vediamo. Molte scuole già nelle Marche la stanno già utilizzando, di conseguenza è fattibile. È chiaro che si deve rimodulare tutta l'attività didattica in 5 giorni anziché 6, ma oltre a questo direi che diventa estremamente importante razionalizzare l'uso tutti i giorni della scuola. Favorevole alla settimana corta, 5 giorni su 6 a scuola, per risparmiare, così come ipotizzato dalla provincia di Pesaro Urbino, il referente dell'Associazione dei Presidi delle Marche Riccardo Rossini, allo stesso tempo dirigente scolastico dell'Istituto Agrario Cecchi, dove ha già attuato un accorgimento che lancia come proposta. L'orizzonte paventato dal presidente dell'ente locale Giuseppe Paolini, infatti, è quello di una disponibilità al pagamento delle bollette fino a dicembre e dello spegnimento dei riscaldamenti nelle scuole dalle 17. Molte scuole sono compartimentate dal punto di vista termico, ovvero sono divise in settori termici che possono essere accesi o spenti a seconda delle necessità. Quindi è evidente che se al mattino ovviamente la scuola è piena e tutti quanti sono accesi, al pomeriggio bisognerebbe evitare di accendere tutta la scuola quando soltanto una zona è occupata dagli studenti. Ecco, se cominciassimo a fare questo già in tutte le scuole delle Marche, noi potremmo ottenere subito un immediato risparmio. Il dibattito tra i presidi pesaresi è comunque aperto. Ognuno avanza esigenze specifiche, trasporti, orari, consigli d'istituto, palestre. Indispensabile la richiesta unanime che ci sia un confronto con la provincia. Noi chiediamo di poter comunque concertare qualunque tipo di strategia in qualità di informati sui fatti. Noi conosciamo le nostre scuole, conosciamo quali sono le nostre esigenze, quindi sarebbe opportuno ogni volta che si prende una decisione di questo tipo, così anche drastica per certi versi, che si sentano i diretti interessati, cioè i dirigenti scolastici. Ed ora andiamo ad Ascoli Piceno con un'anticipazione di Punti di Vista, il programma condotto da Maurizio Socci in onda questa sera alle 22 come tutti i giovedì sera, intervista a tutto campo con Marco Fioravanti, il sindaco di Ascoli Piceno. Allora vediamo un passaggio. Sono contento per gli italiani, perché con Giorgia Meloni non solo c'ho un rapporto politico, perché ho fondato il partito insieme a lei nel 2012 quando stavamo all'1,7%,
ma ho anche un'amicizia e una grande stima. Giorgia Meloni mi ha insegnato tantissime cose, quanto è importante lo studio, il sacrificio, la rinuncia e soprattutto mettersi tutti i giorni in discussione. Sapendo che non è disponibile ai compromessi al ribasso, sono certo che avremo una missione più alta, e la cosa più importante è che l'Italia negli ultimi 20 anni non ha avuto una missione. Sono certo che riusciremo a costruire una visione con Giorgia Meloni, e cambierà questa cosa, sono molto fiducioso, cambierà il rapporto tra Stato e cittadino. In questo momento lo Stato ostacolava la vita dell'impresa e del cittadino. Sono certo che cambierà un po' l'atteggiamento e il rapporto tra Stato e cittadino, e poi comunque le Marche devono un po' essere risarcite a livello politico, perché in questi anni soprattutto il sud delle Marche è stato sempre dimenticato anche a livello infrastrutturale. Ed ora il post sisma del 2016, a pochi giorni, meno di una settimana dall'anniversario delle scosse di fine ottobre, quelle del 26 e del 30 ottobre, viene lanciato un allarme ben chiaro però dal sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, che sarà ospite stasera a Sibilla alle voci della ricostruzione. Ma vediamo un passaggio. Succede una cosa incredibile, io vedo che le persone che non vivono nel cratere sismico e che non avevano l'abitazione devastata dagli eventi sismici, quindi a terra, hanno ricevuto il super bonus per rendere questa abitazione più sicura, più efficiente termicamente, per dare l'opportunità di installare i fotovoltaici, e quindi un'abitazione ha preso anche 1.000-1.500 euro al metro quadro. Poi c'è invece una necessità, quindi da un lato troviamo chi vuole migliorare la propria abitazione agibile, dall'altro invece c'è chi non ha più un'abitazione, come i cittadini terremotati che aspettano da 6 anni, i quali necessariamente, grazie al super bonus, visto l'aumento dei prezzi, non riescono a ricevere questo super bonus perché le banche non lo erogano più. Ergo si ferma la ricostruzione, perché il contributo massimo ammissibile, che era di 1.450 euro a metro quadro base, più è stato aggiunto questo 20%, ma vanno detratte poi le spese tecniche e quant'altro, non è sufficiente a ricostruire le abitazioni, per cui si attinge al super bonus e a volte anche all'eco bonus. Ecco, super bonus ed eco bonus, le banche che dovrebbero garantire questo credito non lo erogano più ai cittadini, per cui la ricostruzione è ferma. E questo era solo un passaggio, e quindi vi ricordiamo il punto stasera a Sibilla, le voci della ricostruzione, come anticipiamo anche sul nostro sito www.tvmarche.it, come ogni giovedì sul canale 12 delle Marche alle ore 21, il canale 14 dell'Umbria e dell'Umbria, il 19 in Abruzzo. Ospiti anche Valentina Gregori, residente di Caldarola e attivista nei comitati del Centro Italia, e Roberto Di Girolamo, ingegnere di Camerino. A seguire l'approfondimento sul progetto Territori Aperti dell'Università dell'Aquila, sostenuto dal Fondo Territori, Lavoro e Conoscenza di CGL e CISL e UIL, che prevede reti e strumenti per affrontare le catastrofi, ma soprattutto prevenire e ragionare in ottica di sviluppo sostenibile per le aree interne, e quindi ci sarà tutto un approfondimento in questo senso. Ed ora andiamo a Fabriano per i 100 giorni da sindaca per Daniela Ghergo, il servizio di Andrea Fiano. Vediamo. Questa amministrazione c'è, che Fabriano ha la forza per reagire, ha la forza per, soprattutto per reagire, ma anche per progettare. E quindi diciamo, siamo molto fiduciosi nel prosieguo della nostra attività amministrativa. Quali erano le priorità dei suoi primi 100 giorni e gli obiettivi che sono stati raggiunti? Abbiamo trovato una struttura comunale in sofferenza e ovviamente abbiamo dato la priorità a questo tema, quindi ci siamo dedicati innanzitutto all'implementazione delle risorse di personale, ci sono 20 nuove risorse, partecipare a bandi PNRR, bandi che riguardavano il fondo complementare per il sisma, perché effettivamente abbiamo trovato una situazione in cui questo comune ha perso molte occasioni e molte risorse. E poi il tema degli interventi urgenti.
questa città soffriva molto da un punto di vista di, diciamo, di decoro urbano ormai carente, una città in qualche caso sembrava quasi abbandonata. In realtà abbiamo invece attenzionato il verde pubblico, le questioni che riguardavano la sicurezza dei parchi e rifatto la segnaletica stradale orizzontale. Rifaremo adesso in questi giorni anche degli attraversamenti pedonali luminosi. Gli elementi a cui noi tenevamo di più erano comunque la riapertura del cimitero comunale di Santa Maria e poi l'intervento sul capannone dell'amianto, il capannone di via Le Povere di Fabriano, e poi abbiamo iniziato i lavori per poter, diciamo, affidare la progettazione del Pala Cesari e del Pala Guerrieri, cioè i due palazzetti che rappresentano il fiore all'occhiello di questa città. Nell'attuale contesto, quali sono le sfide della sua amministrazione ora? Ma in questo momento le sfide di questa amministrazione sono le sfide che affrontiamo come sindaci, diciamo, in tutta Italia, cioè il costo delle bollette, il caro energia e quindi la sfida dell'efficientamento energetico. E questo era il nostro ultimo servizio, io per il momento mi fermo qui, vi ricordo che trovate le nostre news sempre aggiornate anche sul sito etvmarche.it, c'è la nostra app dove potete consultare tutte le nostre video news e ovviamente seguiteci anche sui social. Grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi.